intanto lì sono partite le onde. Amici, buongiorno e benvenuti all'interno di questo nuovo video. Non siamo sulla spiaggia, non siamo alle Seychelles, non siamo ai Caraibi, ma siamo esattamente a Concorrezzo. Mi trovo all'Aqua World, a pochi chilometri da Milano, e questo infatti è l'unico parco acquatico in Italia che festeggia anche la stagione natalizia. Questo perché, essendo indoor, quindi al chiuso, avete questa possibilità. Ci sono sia le piscine e anche gli scivoli. Per me sarà la prima volta in assoluto che io passo il Natale all'interno di un parco acquatico e sono molto curioso di vedere come hanno tematizzato il parco. Siamo stati anche quest'estate qui all'Aquavor perché ha aperto la nuova area Tiki Bay esterna. Ovviamente durante la stagione invernale non è fruibile, però se volete vederla per vostra comodità vi lascio anche il link nel video nel box, quindi cliccate e potete andarla a vedere. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e se volete aiutarmi a far girare i miei contenuti, mi raccomando, condividete questo video. E adesso, dopo questa presentazione iniziale, non ci resta che riavvolgere il nastro, torniamo indietro e incominciamo dall'inizio questa giornata di Natale qui all'Aqua World. Ragazzi, è arrivata la tazza di Aquavor. Beh, questa mi sa che dopo la prendiamo, eh. Ragazzi, siamo entrati, adesso non ci resta che scendere giù, quindi andiamo giù negli spogliatoi, ci cambiamo ed entriamo dentro al parco. Ecco, da qua sotto è l'ingresso per accedere agli spogliatoi. Ragazzi, qua dentro la temperatura è fantastica, si sta benissimo. Questa che vedete qui, amici, è la loro piscina interna ed è quella a onde, quindi qua a intervalli regolari partono le onde. Adesso inizio subito a dirvi delle informazioni. La stagione di Natale di Aquavor durerà fino al 7 gennaio 2024. Il parco sarà aperto dalle 10 alle 20, fatta eccezione per il 31 dicembre, che sarà aperto dalle 10 alle 17, mentre il 1 gennaio sarà aperto dalle 2 di pomeriggio fino alle 20. L'evento principale sarà sicuramente quello di sabato 16 dicembre, quando qua ci sarà lo Schiuma Party Christmas Edition. Il parco sarà aperto, pensate un po', fino a mezzanotte e mezza. E proprio qua, adesso vi giro la telecamera, nella grande piscina onde, qua ci sarà lo Schiuma Party. Quanto costa poi entrare ad Aquavor? I prezzi partono da 21,90 per gli adulti e 19,90 il ridotto, che va dai 100 ai 140 centimetri. Sotto i 100 centimetri si entra gratis. Volendo poi esiste anche un biglietto smart, quindi in versione ridotta, che vi dà la possibilità di entrare per 4 ore all'interno del parco. Però, dato che secondo me la differenza di prezzo è davvero minima, io vi consiglio senza dubbio di prendere quello giornaliero, perché almeno vi godete tutto il giorno, l'intera giornata qui ad Aquavor. Questo, amici, come vedete, è il grande tetto di Aquavor ed è molto bello, comunque sempre fatto in legno. Però, cioè, a mio parere è poco tematizzato questo per quanto riguarda il Natale, perché qua avrei messo, non so, qualche pallina che scendeva. O ad esempio, guardate qua, vedete che c'è quell'arco qua? Cioè, qua era bello se qua veniva appeso, pensate un po', la slitta di Babbo Natale. Cioè, bello, così era bello, perché mentre di qua, cioè, lì c'era Babbo Natale e c'erano delle palline che scendevano. Insomma, avrei un po' più tematizzato la parte alta per farti immergere ancora di più nell'atmosfera natalizia. Anche se comunque qualche addobbo c'è. E iniziano le onde, chi mette le ciabatte sul bordo, ciao! Quindi mi raccomando, non mettetele mai sul bordo, eh! E
Amici, direi che si avvicina già l'ora di mangiare, quindi andiamo a mangiare qui ad Acqua World, vediamo cosa c'è di buono. Intanto lì sono partite le onde. Siamo venuti su al piano superiore, qua appunto c'è il punto ristoro di Acqua World. Ecco il menù, ragazzi: hot dog, toast, pizza, menù pasta, panino farcito, cheeseburger, insalata, poke, insomma c'è tutto quello che volete. Ma i miei occhi sono caduti qui, amici: Christmas Burger, quindi penso che alla fine opto proprio per quello. Guardate, vedete qua le casse, avete anche l'opportunità ovviamente di comprare già il menu online, quindi venite qua e andate direttamente alla vostra destra e non fate la coda alla cassa. Tra l'altro anche tutti i menu, vedete, sono anche scontati. Ok amici, abbiamo ordinato, adesso attendiamo che arriva. Intanto abbiamo preso posto, quindi ci siamo seduti, ci hanno dato questo e ovviamente quando questo suonerà il mangiare arriverà. Prendiamo l'acqua. Mazza che freddo qua, oh. Guardate qua la cosa utile di Acqua World, vedete, se voi poi restituite la bottiglietta di plastica vi ridaranno indietro 50 centesimi. Ovviamente non è tanto 50 centesimi, però questa è una buona cosa per invogliare ovviamente a riciclare. Ragazzi, suona, bi. Ovviamente andiamo a prendere il mangiare. Dentro c'è il panino di Natale Christmas. Adesso lo apriamo e vediamo com'è e poi sentiamo com'è. Perché ovviamente la stagione natalizia, guardate un po', allora la consistenza è molto dura. Bello però, perché guardate, è rossiccio, un po', poi è verde, ovviamente c'è la rucola dentro, quindi fa il contrasto con i colori di Natale, rosso e verde, e poi c'è anche il formaggio. E adesso non ci resta che assaggiarlo e sentiamo com'è. E adesso, come Aida guanta la vera, nuovamente guantiamo il panino. Vi ricordo che questo è un'edizione limitata, quindi limited edition lo fanno solo per il periodo natalizio di Acqua World. Il pane poi ha quella consistenza un po' dura, non è molliccio come il classico cheeseburger, quindi qua mi piace, direi super consigliato, quindi se venite qua vi consiglio veramente il panino Christmas Edition perché è proprio buono. Ragazzi, il panino ovviamente me lo sono già spaparanzato tutto, mi sono dimenticato di dirvi il prezzo del panino, quindi se volete acquistarlo costa il menù 14,90. E adesso poi oltre al panino io mi sono concesso, guardate, eccoli qua, dei nuggets di pollo, 2, 4, 6, 8, 9. Buoni anche questi, sono belli croccanti, quindi ci stanno. Adesso le patatine, queste mi ero dimenticato prima, sono comprese nel menù con il panino, quindi se prendete il menù Christmas, quello col panino, avete incluso anche le patatine. Ah, è ovviamente bene. E sentiamo un po' le patatine. Non sono croccantissime, però comunque sono mangiabili, buone. Queste ovviamente non sono quelle fine, come vedete, sono quelle grosse. Come gran finale, beh, che Natale è senza i dolcetti di Natale. Guardate che belli qua ad Acqua, ne abbiamo presi tre. E adesso vado per presentarli, che guardiamo, ovviamente non ci resta che assaggiarli. Sentiamo. Classico biscotto di pasta froda, le trovate anche nelle pasticcerie, però è davvero buono. E alla fine abbiamo quasi decapitato Babbo Natale. L'ultimo pezzettino del dolcino, peccato, era quasi buono. Ebbene dai, noi abbiamo appena finito di mangiare, quindi direi panino super consigliato, quello Christmas Edition per Natale, quindi se venite qua durante la stagione natalizia, quello ovviamente ve lo straconsiglio perché è davvero buono. E adesso non ci resta che andare avanti e gustarci la giornata qua ad Acqua World. Allora, dove abbiamo mangiato noi, il punto ristoro che si trova sopra, quindi vedete, quello che poi dà sulla piscina onde. Volendo poi qua sotto trovate anche un altro piccolo barettino. Queste, amici, che vedete qua, vedete, sono tutti lì sdraio, come vedete, riservato. Sono quelle verdi, quindi non sono gratuiti. Quelli che vedete là sì, ma questi qua ovviamente no, quindi per averli hanno un costo. E come vedete il costo di ogni singolo sdraio è di 8 euro. Ma adesso direi che è arrivata l'ora, quindi andiamo a farci qualche scivolo qui ad Acqua World. Per fare gli scivoli è molto semplice, quindi vedete, dovete mettervi in coda in base a quante persone siete. Qua c'è la coda per il gommone singolo,
mentre invece qua vi mettete in coda per il gommone doppio. Da qua riesco senz'altro a farveli vedere, quindi questi sono tutti gli scivoli di Aquavor, mentre invece l'imbuto che vedete qua e questo qua sono gli unici due scivoli che possono fare solo i bambini. Guardate, questi poi sono tutti gli scivoli di Aquaboard che potete fare, quindi qua ci sono tutte le caratteristiche di ognuno di loro e ovviamente dove si trovano. Primo piano, secondo piano e terzo piano. Principalmente al primo piano c'è solo quello per bambini. Gli scivoli generalmente sono al secondo piano e al terzo piano. Quindi ogni volta dovete avere una santa pazienza, quindi prendere il gommone e tutte le volte farvi le scale fino a su. Ok amici, adesso non ci resta che metterci in coda, andiamo a prendere il nostro gommone e facciamo gli scivoli qua ad Aquavor. Andiamo! Gommone preso, adesso saliamo e andiamo più su. Andiamo a fare il primo scivolo. Ragazzi, incominciamo proprio con lui, con Magic Hair. Salire su, però ho cambiato gommone, stavolta ho preso quello più arancione che è un po' più gonfio, quindi magari andiamo anche un po' più veloce, quindi risaliamo su e facciamo l'altro. Questi poi sono tutti quelli che ci sono su, al terzo piano che andremo dopo. Qua ovviamente c'è un po' di coda sia qua che anche in quello là. Quelli con il gommone ovviamente sono quelli che fanno più coda, si sa. Adesso faremo lui, quindi è arrivato il momento, andiamo a fare il Black Mamba e questo ovviamente, come dice il nome, sarà al buio. Vedete, gli scivoli è molto facile, basta poi attendere, quando il semaforo diventa verde, questo si blocca e voi potete entrare. Salire su, adesso andiamo al terzo piano ancora più in alto e facciamo l'altro scivolo col gommone. Comunque fare tutte le volte sui piani le scale stanca, veramente vi tenete in forma. E adesso faremo proprio lui, il Green Python, proprio qua, l'altro scivolo col gommone. Ok, adesso andiamo a fare questo High Express. Adesso andiamo su, andiamo a fare lo Starlight. E ovviamente dobbiamo ancora risalire le scale. Questo invece che c'è qui è quello che incontrate subito, vedete? È l'imbuto, è quello che praticamente, eccolo qua, è questo qua, Space Ball.
è quello che possono fare solo i bambini. Infatti vedete, altezza da 120 a 150 cm. Peccato, un giretto me lo sarei fatto anch'io. E questo poi è l'arrivo di tutti gli scivoli di Aquaboard. Ovviamente poi quelli più larghi, quindi quello rosso, quello verde, sono quelli da fare con il gommone, mentre quelli più stretti sono quelli da fare ovviamente a corpo libero. Guardate un po', vedete, qui ad Aquaboard addirittura, se volete, vi organizzano anche la festa di compleanno. Oh, meglio di così c'è tutto, eh? Adesso vi provo ad alzare la telecamera e vediamo se riusciamo a vedere all'interno dell'imbuto. Vedete che comunque è piccolino come imbuto, quindi è per quello che noi adulti non possiamo farlo. Peccato però, perché avrei voluto farlo. A me piacciono questo genere di scivoli, però ovviamente è dedicato ai bambini più piccoli. Recentemente poi, amici, dovete sapere che qui ad Aquaboard hanno fatto anche una novità, quindi da poco ha aperto anche il playground. Il nuovo playground però non segue l'orario di apertura del parco, ma un orario a sé. Come ad esempio durante la stagione natalizia, il playground è aperto dalle 2 di pomeriggio fino alle 6 e mezza. Per entrare l'ingresso non è gratuito, ma bisogna pagare, ha un costo di 7 euro, però potete poi accedere illimitatamente per tutta la giornata all'interno del playground. Quindi non è a tempo ed è un playground adatto principalmente ai bambini dai 4 ai 10 anni di età. Al suo interno ci sono palline dove tuffarsi all'interno di tantissime palline, classici giochi per bambini, insomma un'idea carina per far divertire anche loro. Quando venite qua ad Aquaboard, quindi oltre alla piscina, c'è anche il playground, perché se venite con dei bambini, ovviamente ci sono anche i nonni con voi perché non potete lasciarli da soli, magari i nonni con i bambini possono farli divertire nel nuovo playground e voi vi andate a rilassare nella zona spa oppure nelle piscine di Aquaboard. Un playground all'interno di un parco acquatico ci sta comunque sempre bene. In questo caso appunto non è un playground acquatico, ma ci sta comunque, dai. Anche perché vi ricordo che il playground acquatico in sé, anzi il maxi playground acquatico qua ad Aquaboard c'è e si trova nell'area esterna Tiki Bay, quello che hanno aperto proprio quest'estate. E quindi possiamo dire che adesso hanno entrambi i playground, sia acquatico che non acquatico. Quello ovviamente acquatico possono accedere tutti, quindi è libero a tutti, anche agli adulti, quello esternamente, che adesso ovviamente è chiuso. Volendo poi dovete sapere che Aquaboard adesso durante la stagione natalizia vi dà anche la possibilità, se volete, di acquistare dei pacchetti regalo per i vostri amici o per i familiari. Quindi se volete fare un regalo all'ultimo momento, quindi volete regalarvi la stagione qui ad Aquaboard, potete farlo. Quindi potete acquistare i biglietti direttamente online oppure volendo anche qua al parco. E i biglietti che avete acquistato saranno validi fino al 31 maggio 2024. Questo, amici, che vedete qua è il braccialetto che vi consegnano all'ingresso. Qua su verrà ovviamente memorizzato tutto quello che fate all'interno del parco, più che altro quello che spendete all'interno del parco. Quindi quando andate tipo lassù nel ristorante a mangiare, passate questo e viene memorizzato tutto. A fine giornata poi questo lo riconsegnerete alla cassa in uscita e poi ovviamente pagate a fine giornata tutto quello che avete consumato all'interno del parco, perché tutto verrà memorizzato qua. Questa, come sempre, secondo me è un'idea comunque molto comoda, perché non ti porti, diciamo, il tuo portafoglio all'interno del parco, quindi lasci tutto nello spogliatoio, nella cassetta di sicurezza, nel tuo armadietto che chiudi sempre con questo, e qui poi vieni al parco tranquillamente, almeno così ti puoi godere l'intera giornata qua in tranquillità. E ragazzi, adesso non ci resta che andare fuori, quindi andiamo fuori, usciamo dalla parte indoor e andiamo a vedere com'è. Ovviamente l'acqua è calda, eh. Ah, è proprio calda, sì.
ovviamente vi conviene stare in acqua e non uscire da qua, perché la differenza si sente. Come vedete hanno messo tutto il ghiaccio che delimita l'area. Vabbè, io adesso ritorno sotto in immersione che si sta sicuramente meglio. Se poi volete potete farvi anche un idromassaggio qua. E ovviamente l'acqua è calda, quindi si sta benissimo qua dentro. L'importante è non uscire mai da qua. Guardate un po', non so se lo vedete, ma si vede il vapore che esce fuori, proprio dell'acqua calda. Vi ricordo poi che dopo la stagione natalizia, che terminerà ovviamente il 7 gennaio, Aquavor non chiuderà, ma essendo indoor continua sempre a essere aperto. Generalmente poi fino a metà giugno il parco è aperto dal giovedì alla domenica, fatte eccezioni per i ponti e le vacanze pasquali dove resterà più aperto. Poi dopo, da giugno in poi, il parco sarà aperto tutti i giorni. Lo facciamo amici, lo facciamo, testiamo com'è da fuori. Brrr, mamma mia, siamo usciti. Fa freddo. Però abbiamo fatto una sorta di prova di coraggio. Vedete che il parco poi è sempre ben attrezzato, perché questi sono i giubbotti salvagente per i bambini. Quindi nell'acqua alta, dove loro non toccano, per essere più sicuri, metteteli sempre. Dovete sapere poi che qui ad Aquavor, oltre al parco acquatico, c'è anche la parte dell'area benessere, che è proprio qua. Adesso entriamo così ve la faccio vedere. Viene caricato qua, voi passate ovviamente al tornello, quello diventa verde, voi passate ed entrate nell'area benessere. Ciao, e ovviamente poi ci facciamo un bel limone zenzero offerto da Aquavor. Quindi prendiamoci il nostro bel bicchierino. Vi assicuro che è talmente caldo che scotta anche tenerlo in mano. Buono, caldo, quindi ci sta sempre comunque nella stagione fredda. Madonna ragazzi, ci metterò 20 anni a berlo tutto, perché è bollente, Dio schiona sto coso. Di qua ovviamente si sta molto più tranquilli che di là, e questa, essendo l'area benessere, non è mai inclusa all'interno del biglietto, ma per entrare qua dovete fare un upgrade, quindi dovete pagare qualcosina in più, farvela caricare sul braccialetto, così poi potete passare dai tornelli ed entrare qua. Adesso vi faccio vedere qua, perché andiamo nella grotta, guardate. Vabbè, anche qua ovviamente l'acqua è calda. Guardate, stiamo per entrare, adesso vi faccio vedere. Non so se si vede molto, se si capisce, perché ovviamente è buio qua. Ma poi da lì scende l'acqua, quindi vi mettete sotto. Volendo potete metterci comodi anche qua. Sentite, sembra che sei temporale. Ovviamente qua ci sono tutti gli idromassaggi, e anche qua c'è la parte esterna, quindi si può andare fuori. Adesso andiamo. E ovviamente anche questa è calda. Come vedete comunque, questa, essendo spa, vedete che attorno non c'è praticamente niente. Qua non hanno messo il ghiaccio come dall'altra parte. Però qua si vede meglio, guardate il fumo, adesso che il sole incomincia a calare, vedete il fumo proprio dell'acqua calda. Poi dopo, se volete fare anche voi comunque sempre i temerari, potete uscire dall'acqua e sentire com'è fuori la temperatura. Tipo fare una cosa del genere, e vi assicuro che fa un freddo cane! Di là, oltre quel ponte in legno, adesso ovviamente è chiuso, si cammina, perché poi dall'altra parte di là ci sarebbe Tiki Bay, l'area esterna, il maxi playground che ha aperto poi quest'estate. E vi ricordo poi che se volete vederlo, per vostra comodità, vi lascio comunque il video nel box, quindi lo trovate giù. Bello, il sole incomincia a tramontare, particolare il gioco di luce che si forma, guardate un po'. Onde, sono partite! Amici, cala la sera! Ovviamente incomincia a far buio, le temperature si abbassano e noi facciamo i temerari, perché adesso andiamo fuori, andiamo a vedere. Ah, guardate, vedete? È tutto illuminato lì, tutto là sopra. E volete sapere come fare gli scivoli senza fare coda? È molto semplice, guardate qua.
basta venire verso fine giornata, come vedete i gommoni sono tutti qua. Questo perché su dalle scivoli c'è pochissima gente. E amici, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video, la nostra giornata ad Aquavor termina qui. Che dire quindi? Beh, idea carina questa per passare, diciamo, il Natale in un modo alternativo, e avete la possibilità di farlo solo qui ad Aquavor, perché questo, vi ricordo, è l'unico parco acquatico aperto anche in inverno, quindi vi dà la possibilità di festeggiare il Natale. Ovviamente non ci sarà mai la stessa atmosfera magica che trovate all'interno dei parchi tematici, però comunque come idea è davvero carina e molto originale, per quello vi invito a venire qui in questo parco se volete passare il Natale e le festività natalizie, diciamo, in un modo alternativo. Io vi ringrazio per essere stati in compagnia con Parkour, per essere arrivati fino alla fine di questo video, e prima di salutarci vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e vi auguro ovviamente un buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!